111 paesi hanno detto di non considerare il surriscaldamento globale una vera minaccia. Festeggiate! Le leggi sul clima non hanno futuro. Noi, il nord del mondo, meno del 20% della popolazione globale, siamo responsabili di oltre il 70% delle emissioni. Stiamo perforando in lungo e in largo. Dall'altra parte della Terra, a pagare le conseguenze peggiori del disastro climatico che ha colpito il pianeta, sono proprio coloro che paradossalmente hanno meno contribuito a provocare questa emergenza globale. Noi viviamo di questo. Vede, è questa l'acqua che beviamo. Il consumo di combustibili fossili aumenta di anno in anno. Stiamo andando nella direzione sbagliata. Per 6 anni ho girato il mondo constatando lo sfacelo causato dall'inquinamento dell'aria e dal sistema economico che l'ha prodotto. Il vecchio modello di crescita sarà costretto a cambiare. O dalla natura che ci circonda, oppure da noi stessi. Quando una comunità è costretta a combattere in prima linea, ecco che assistiamo a un cambiamento che non credevamo possibile. Le persone diventano più forti e si fanno sentire. E qui giunge la domanda più importante. E se il riscaldamento globale non fosse solo un'emergenza? Se fosse invece l'occasione giusta per costruire un mondo migliore? Cambiare o essere cambiati? Ci sono dei limiti e dobbiamo imparare ad apprezzarli, perché a partire da questi potremo costruire un futuro migliore.